col Spiroleca sono giorni, momenti sicuramente difficili, non sono passate insomma neanche 48 ore dalla scomparsa di Marco Cocchi, le tue sensazioni insomma alla ripresa degli allenamenti di questa mattina? Ti dirò, non possiamo nasconderci che è la settimana più difficile che io ho mai avuto da quando alleno, insomma sono 30 anni che alleno e iniziare di martedì così non era mai capitato, che ti manca uno dei dirigenti più importanti, un vicepresidente che era lì con te a combattere per portare a casa una partita di basket e non è tornato più a casa dalla moglie e dai figli, e siamo tutti scossi, siamo tutti, abbiamo tutta quella faccia un po' persa, non è facile, non era facile iniziare, ma il pensiero è sempre lì e fino a venerdì, che sarà anche il giorno dell'addio, e ci aspetta una settimana molto forte, molto dura a livello mentale, a livello emozionale, per tutto quello che è stato lui per noi, per Ferrara, per basket, per club, per il nostro presidente, il braccio destro, e per me che era fine partita sempre quello che facevamo il punto della situazione, e ho dei ricordi che li tengo per me, ma è difficile che lo possa dimenticare, che è stato uno di quelli che mi ha voluto qua, è stato uno di quelli che mi ha voluto confermare a lungo termine, mi vedeva come una persona giusta per dare un progetto finalmente a Ferrara, e devo solo ringraziarlo, faccio fatica nella mia vita a dimenticarlo, insomma questi tipi di incontri anche se succedono tanto spesso durante la tua carriera. Per questo parlare di basket mi viene difficilissimo, soprattutto da oggi, magari più altri giorni ne riusciamo anche a trovare spazi, ma noi come staff siamo già a testa bassa perché la vita va avanti, però dico la verità, questa intervista preferisco chiudere nel ricordo di Marco, e abbracciando un'altra volta la sua famiglia, i suoi figli, perché lì sarà la lotta più dura di andare avanti, la mancanza più forte sarà lì, noi con il tempo possiamo assimilare, ma lì sarà una mancanza difficilmente da colmare. Ti chiedo solo quanto è stato difficile insomma domenica riprendere dopo 20 minuti, le notizie erano anche buone, Marco si era ripreso, insomma quanto è stato difficile riprendere la partita, c'era un silenzio irreale, e poi anche quanto insomma siete stati bravi poi a vincere quella partita, Manto? Ma ti dirò, io mi sono avvicinato con Gigi, abbiamo parlato con il discorso di regolamento, abbiamo parlato con gli arbitri, hanno detto guarda, se la persona viene trasportata in ospedale non c'è possibilità di annullare la partita, di fermare la partita, bisogna che andiamo avanti, perché ci sono discorsi televisivi di Lega che vanno, regole che vanno rispettate, se no ti danno la partita persa per abbandono, e noi eravamo persi completamente. Magari ci ha salvato quella riunione che abbiamo fatto lì a metà campo, ho chiesto a tutti di venire di fianco intorno a me, gli ho detto ragazzi, e lì è cominciato a mancarmi anche la voce, dico la verità, e nell'ultima parola l'ha detto Tommy, io non sono riuscito più a completare la frase, mi sono un po' emozionato, ho detto però abbiamo un motivo in più per portare a casa questa partita, anche perché dobbiamo dedicare per forza a Marco Cocchi. E ti dirò, i ragazzi, non so, hanno fatto una delle difese migliori della stagione contro una squadra che viaggiava 8 vinte su 10, e vincere a Mantova a questi tempi è stato un regalo migliore che nel nostro piccolo potevamo fare, e tutto ciò senza saperlo come cosa stava succedendo, e anzi le notizie erano positive. Dopo il pranzo abbiamo avuto la brutta notizia che siamo messi tutti a piangere, e il viaggio non posso mai dimenticare, adesso tra Mantova e Ferrara è stato il viaggio più lungo del mondo, cioè, tutti, non c'è mai nessuno che ha aperto bocca per due ore, cioè, eravamo tutti, chi piangeva, chi insomma mai vissuto una situazione brutta così. Per chiudere, domenica la squadra ricorderà ovviamente Marco con un minuto di raccoglimento, con il lutto al braccio e anche con una t-shirt appositamente dedicata che squadra e staff indosseranno durante il riscaldamento. Quelle sono cose dopo della fanfara dell'organizzazione, del rispetto che si fa per la persona che viene a mancare, ma importante è ciò che rimane nella nostra testa, nel nostro cuore, nel nostro rapporto con lui e tutto ciò che lui ha fatto per il club in questi tanti anni,
tra le difficoltà, perché ricordiamo che il momento storico non è positivo, e mantenere una squadra di basket anche in A2 comporta spese, comporta sacrifici, comporta lasciare la famiglia e star dietro ai conti o dietro agli allenamenti o dietro ai problemi amministrativi della squadra. Per questo va solo ringraziato e diamo un gran saluto. Bene, ringraziamo Coach Piro Lecca, tecnico della Felipharma.